l'Udinese. Con l'Udinese. Rassegna queste dimissioni. Tanto a fine stagione dobbiamo aspettare fine stagione ormai. Dobbiamo aspettare fine stagione. Sta società deve vedere la certezza matematica che non arriviamo quarti, che sta squadra quarta non ci arriva. Sta società di merda deve vedere la certezza matematica. E forse neanche lì lo cacceranno, forse neanche lì lo cacceranno. Se rimarrà sarà proprio lo scandalo del secolo pure. Cosa ci aspetta? Dove cazzo andiamo così? Con l'Udinese, no. Per favore, rassegna queste dimissioni, per favore. Rassegna queste dimissioni, per favore. Basta, veramente, basta. Basta, basta. Veramente, basta. 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 Basta, basta. Ma non vedi che stiamo male tutti noi tifosi? Ma non lo vedi, Agnelli? Agnelli di merda, non lo vedi che stiamo male? Non lo vedi, Agnelli di merda? Stiamo male. Male. Basta, basta, rassegna queste dimissioni. Per favore, per favore, per favore. Per favore, per favore. Non si può, non si può. Tutti in difesa, tutti in difesa, tutta la squadra dietro. No. Bravo, veramente, rassegna queste dimissioni, non ce la faccio più. Non so più cosa dire, sempre le stesse cose, diciamo. Rassegna queste dimissioni. Tanto sta merda di società, ripeto, a fine stagione. Quando vedrà la certezza matematica che non ci arriviamo in Champions, forse se ne accorgerà sto schifo di società di merda. Che pena. Per non parlare dei bidoni poi. Piazza pulita a giugno, piazza pulita. Bidonisti, bidonazzi proprio, tutto il centrocampo di bidoni, centrocampo di bidoni, l'attacco di merda, il magazziniere Kenner, guarda, quasi 40 milioni, che schifo, ma che schifo, no. Che merdume a giugno di bidoni, oltre a sto cazzo di allenatore di merda. Mamma, anche oggi tutti dietro, oggi tutti dietro. Oh, mamma mia. Rassegna queste dimissioni, per favore. Te lo chiediamo per favore, va.